Buonasera dal Torino Arcobaleno. Partita valida per l'Eurocup fra Long Island CT, Tony Acconciature e Actea for President. Quest'ultima a caccia di 3 punti per tenere in vita le loro speranze di passare il turno. Long Island CT con Porto Tre Pali, poi il pacchetto difensivo con Ravesi, Fisichella e Cuffari, Montalto e Bertolo a sostegno di Curia, Russo e Maugeri a disposizione. Actea for President rispondono con i loro 7 classici, gli 8 Tre Pali, Garuffi, D'Agata, Urso in difesa, Amodeo e Campi a centrocampo, Maisani l'unica punta. E quindi con le immagini montate da Francesco Di Grazia partiamo dal 12esimo minuto con questa discesa da parte di Garuffi che cerca qualche compagno libero, lo trova dalla parte opposta in Urso. Urso manovra ancora, alza la testa, cross in mezzo, arriva Amodeo e c'è la rete, grandissima rete di Amodeo, lasciato da solo e trova la rete al 12esimo minuto, 1-0. Rivediamo la bellissima azione da parte dei Actea for President. Urso gran palla in mezzo, Amodeo gran volley di destro, Porto battuto. Al 15esimo minuto si invola Cuffari, cerca Curia, Curia ancora, cerca lo spazio per il tiro, Curia prova il sinistro, arriva Russo, deviazione, c'è la rete dell'1-1. Grandissima azione da parte di Curia, Russo fortunato nella deviazione. A nostro avviso Curia infatti aveva tirato, come possiamo rivedere dal replay non c'era la benché minima intenzione da parte di Curia di cercare un assist, prova il tiro, si va a trovare Russo nella deviazione addirittura col ginocchio a scavalcare Liotta, nulla da fare. Discesa ancora da parte dei Long Island e poi questo tocco di mano da parte di D'Agata e calcio di rigore, rivediamo dal replay, Bertolo, D'Agata gli mette la mano e c'è calcio di rigore, va a battere Cuffari, Cuffari contro Liotta, la rincorsa di Cuffari, il tiro, Liotta non arriva per poco e c'è la rete di Cuffari, 2-1, risultato ribaltato, 2-1, rivediamo Cuffari, la buona esecuzione, Liotta intuisce, non arriva per poco, sul 2-1 si riprendono le immagini nella ripresa, Bertolo, Bertolo ancora, gran veronica di Bertolo, Bertolo ancora, fa esplodere il destro, c'è la rete di Bertolo, eccezionale, davvero Francesco Bertolo, gran giocata, poi si sfoga così con il compagno di squadra, rivediamo la grandissima giocata di Bertolo, eccezionale, gran veronica ai danni degli Actea e poi questo destro esplosivo, ancora lancio per Bertolo, Bertolo ancora e il tiro di prima intenzione e batte ancora il portiere Liotta. Partita in discesa per i Long Island CT su questo lancio lungo, Bertolo difesa in bambola però da parte degli Actea che si fanno scavalcare troppo facilmente. A 21esimo minuto prova a ripartire in qualche modo gli Actea su questa palla rubata e c'è la rete di Amodeo che prova a riaprire il match quando siamo al 21esimo minuto, ma l'errore è stato nella fase di impostazione di gioco degli Actea che perdono palla e poi in difesa e squadra dei Long Island che si va a trovare poi spiazzati in difesa. Actea for President che quindi cercano di riaprire la partita, ma l'occasione è ancora per i Long Island. Cuffari prova a impostare, cerca il lancio per Maugeri, cambio dalla parte opposta e mezzo, ancora palla ribattuta, rimessa laterale, già battuta, attenzione, palla in avanti, Bertolo e c'è la rete di Bertolo con questo assist di Montalto. Rivediamo Montalto che va a congratulare il compagno, Montalto si esce benissimo, alza la testa, vede Bertolo lasciato da solo al centro, da là uno come Bertolo non sbaglia, un cecchino, ancora Montalto però questa volta sbaglia il passaggio, provano gli Actea a ripartire, ottima l'occasione, fatto fuori la difesa, palla in mezzo ed è un bellissimo tocco morbido da parte di D'Agata che trova una rete bellissima per lui, una discesa eccezionale da parte sua, dalla difesa a cercare e a metterci anima e cuore per tutta la squadra, vediamo la sua discesa, si fa trovare pronto, tocca leggermente il pallone e batte Porto, ma le emozioni non sono finite, al 28esimo minuto i Long Island scendono con Cuffari, Montalto, gran colpo di tacco per Curia, il tocco per Bertolo, Bertolo ancora resiste, prova a metterla ancora in mezzo e questa volta gli otti fattori è pronto. Su questa splendida azione manovrata dei Long Island CT si chiude il nostro commento e alla prossima. Buonasera amici sportivi del Torino Arcobaleno, chiudiamo la nostra seconda giornata di ritorno commentando la partita di Europa League qua con il nostro Cuffari, migliore in campo di oggi nella partita offerta fra Long Island, Tony Acconciature e Actea for President, una partita in bilico fino all'ultimo perché gli avversari comunque hanno tutto bene il campo, poi alla fine voi l'avete spuntata. Sì, è stata una bella partita, è stata molto combattuta, ma alla fin fine ce l'abbiamo fatta a superare il turno.
questo partito. Oggi è impossibile non notare il tuo dinamismo, le tue progressioni partendo sempre da difesa in avanti, poi è arrivato anche il gol che effettivamente oggi te lo meritavi. Comunque, da ricordare sempre che oggi ha illuminato il gioco il vostro Bertolo, che ha dato poi la mazzata agli avversari e quel colpo decisivo alla partita. Sì, devo ringraziare i compagni per i rigori che mi hanno fatto battere. È stata una bella partita, alla fin fine ce l'abbiamo fatta. A questo punto pretendenti al titolo, no? Sì. Di molte parole il nostro cuffo di quest'oggi, lo ringraziamo allora per la partecipazione, ti diamo il premio per il match player di quest'oggi. Dal Torino Arcobaleno è tutto, ancora grazie qui dal Torino Arcobaleno e dal nostro Cuffari. Buonasera.